lutto nel mondo dolciario, quindi nel mondo dei dolci. È morto infatti proprio ieri, 29 dicembre 2016, in una clinica del nord Italia, di cui per ovvie ragioni di privacy non vi rivelerò di quale città si tratta, dove era ricoverato da un po' di tempo William Salice, o Salice, non so quale sia la corretta pronuncia. Fu, pensate, uno dei più stretti collaboratori di Michele Ferrero, il papà della Nutella. In Ferrero, dove era entrato nel lontano 1960, contribuì al lancio di diversi prodotti, tra cui il famosissimo, indimenticabile, chi non lo conosce, Ovetto Kinder. A chi lo indicava come l'ideatore dell'Ovetto, lui rispondeva nel seguente modo: inventore a Ferrero, io sono l'esecutore materiale. Ovviamente la morte ha suscitato un certo scalpore, ha suscitato una certa ansia, una certa, diciamo così, non felicità da parte di quelli che ovviamente collaboravano con lui ed erano quindi, tra virgolette, suoi colleghi. Si è spento all'età di 83 anni, colpito da un ictus. In questi anni con la fondazione Salice o Salice portò a Loano tantissimi studenti e centinaia di tutor di livello veramente molto alto e di grande spicco. I funerali si svolgeranno, vi ricordo, sabato mattina a Casella Gerola, nella chiesa di San Giovanni Battista. Ci troviamo nella città di Pavia, nord Italia. Questo è quanto, io vi ringrazio per l'ascolto, questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di William Salice e o della famiglia Salice, questo video vuole solo ed unicamente informare eventuali persone di questa tragica morte che purtroppo si sarebbe verificata per colpa di un ictus a questo grande uomo, William Salice. Grazie, William, riposa in pace, amen.